per non prendere gol diventa tutto più facile. Di fronte a una squadra importante che in 3 partite non ci ha fatto mai gol. È normale, c'è il rammarico, la potevamo vincere. Le abbiamo tentate tutte le argomentazioni, anche nella distribuzione a livello organico, no? Proprio di minutaggio. C'era gente che dopo 10 minuti era già scoppiata, ma a 25 minuti ho tentato 3-4-3 inserendo una punta fresca perché Albadoro onestamente era morto, ma con questo caldo... Ma mai, però mai un Albadoro così generoso come oggi, onestamente? Ma nella maniera... morto proprio... perché ha dato il cuore. Come quando è arrivato Capuano, ricordiamo tutti dalla quella famosa conferenza stampa, oggi tracciamo un bilancio di quest'annata. Non lo posso tracciare io, sennò sembrerebbe una fase di autocelebrazione. Nel calcio valgono i numeri, il resto è tutta aria fritta. I numeri sono sotto gli occhi di tutti, la valorizzazione di Parisi, di Mikoski, di Garofalo, attenzione, perché Garofalo anche il primo tempo è stato... bravo, l'ho tolto per variare sistema di gioco, la crescita di Lanes, no? Non solo i risultati, la crescita di tanti giocatori, i numeri fatti sono stati impressionanti. Le scelte di questa sera sono tattiche o anche legate all'aspetto fisico? O... No, allora, Di Paolo Antonio nei 14 giorni che abbiamo mosso palla si è allenato 2 volte perché aveva un problema muscolare. Altrimenti se stava bene l'avrei messo in campo senza ombra di dubbio, però chi non si allena, ho mandato Zullo in tribuna perché ha fatto pochi allenamenti. Io sono una persona coerente, quindi io non è che dico chi si allena gioca, va in campo. E poi le altre scelte sono di natura prettamente tattica, non so a cosa ti riferisci, la scelta forse di Morero, di Alfa... tutti i senatori sono andati, ma non so i senatori, io contro una squadra che mi attaccava, quindi do anche un'argomentazione tattica, la profondità lunga, non potevo giocare con un giocatore non rapido. Presidente, la domanda sul futuro, decideremo presto, ancora nulla di deciso. C'è stata, ho visto un saluto, ma in questi giorni non si è parlato mai di nulla? Assolutamente, il Presidente è una persona di grandissimo spessore ed è giusto che faccia le scelte che ritiene più opportuno. Io non ho nessun rammarico, caro Marco Ingino. Sono arrivato nel momento più brutto dell'Avellino, voglio ripetere. Sono arrivato gratis, magari ho pagato pure io per fare l'allenatore, possiamo dire queste cose? Le sappiamo. Quindi ho preso una squadra, in quel momento si può dire morta, fisicamente, mentalmente. Chiaro. Ho portato la squadra ai playoff ed è squadra terza altissima, quindi non so che mi posso rimproverare.